Ciao ragazzi, benvenuto in questo benvenuto. Benvenuti in questo video acquisti. Come al solito misto. Stavolta l'ho fatto un po' misto. Questa è tutta la roba che ho preso in questo mese, mi Anche i pare. cuscini dietro. Anche i cuscini sono limited edition. Cos'è, un mese e mezzo? Il video prima, sì. Sì, una roba del genere. Un mesetto. E come al solito Re trova sempre le chicche dappertutto, che Santo Graal lo trovo sempre solo io. Apprezzi anche. Ho trovato Santo Graal scontato a un. No, scherzo. Allora, da dove partiamo? Partiamo dalle cose dove ce n'è uno. Quindi partiamo dall'Xbox, ma è così. Ho trovato a un. Vabbè, al GameStop c'era l'offerta che sotto i 19 euro c'era il 2, il 3x2. No, il 3x2, prendi 2 e paga 20 euro. E ho preso Lost Odyssey e Nier, che poi vi farò vedere per Play 3. Nier, non Nier. 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 C'è scritto Nier! Quello. Karma. Allora, vabbè, Lost Odyssey è un gioco completamente in italiano. È un gioco bellissimo. Si può dire, cosa si può dire, che il Final Fantasy, Sì, della 360, chiamiamolo esatto, così. però, good and dark. Allora, è 4 CD c'ha. Il quarto disco c'è la faccia da cretino, questo qui. Quarto disco, secondo disco, perché non si sono scomodati a mettermeli giusti. Primo disco e il terzo disco. Hanno fatto un casino a mettermeli dentro, ma vabbè. Lascia perdere, no? Non vado un po' veloce perché è veramente tanta la roba e poi nessuno c'ha voglia. Questo è tutto colore, librettino, quando c'erano ancora i libretti. È dentro, schifoso. Ok. E vabbè, Lost Odyssey. Dopo devo capire come questa parte qua dovrò spostare. Vabbè, ci penserò. Fai un tocco alla volta, va. Ok, sì. PSP ho trovato al GameStop e posso dire che adesso è diventato il mio GameStop preferito perché li trovo sempre di tutto. Ho trovato la Twisted Edition, che sarebbe Limited barra Collector, che volete, di The Third Birthday, Parasitive, sarebbe il terzo di Parasitive. L'ho trovata a 8 euro, che poi l'ho pagata a 7,14 euro con lo sconto. Allora, cosa c'è dentro la Twisted Edition? Allora, il gioco non c'è. Cioè, c'è, voglio dire, non c'è la schedina perché magari quando parlo No, potresti. no. Sono brutto allora. È la scatola l'importante. Lo so, però. Stavo dicendo, il gioco non c'è perché lo sto giocando io, quindi. E poi la PSP è finita da qualche parte. C'è l'artbook, mini artbook, si può dire. Bellissimo comunque. Lo sfoglio velocemente, ragazzi, perché non ho. Con tutti i vestiti di. Della nostra Calabria. Brea. Poi, due litografie. Bellissimo. Basta. E il gioco con la copertina proprio da Limited, perché il gioco normale che trovate è così. Questo è proprio da Limited, che io so. Il gioco è inglese. Inglese. Quindi anche se ha tutte le cose in italiano, libretto, bla bla bla, è inglese, come potete vedere. Poi dentro c'era, vi faccio vedere il codice perché tanto è già stato utilizzato, quindi non vale più niente. Ti dà il 50% di sconto su Final Fantasy 2 e il costume, di Aya su, come si dice, infatti, Dissidia 2 CD, il 12, insomma, che poteva utilizzarlo Lightning. Lightning. No, Lightning, come la chiamo io. Santo Dio. Il libretto, che è più pesante di tutto il coso. Sì, anche perché comunque c'è tanto da dire su sto gioco, eh. È veramente bello, a mio parere, e pieno di roba da. E con tutti, ovviamente, Final Fantasy.
È pieno di cose comunque da scoprire, da fare, quindi da spiegare ce n'è. Ecco perché hanno fatto un librettone. E questo. Comunque, c'è da dire comunque che online si può trovare una pagina in italiano volendo amatoriale, se si cerca un Sì, attimo. ce n'è solo una online. Infatti, quando avevo fatto i video. Dio, già andoso. Oh, cosa inizia a imprecare già adesso? Ma Giandoso è un mio amico. Che vuol dire? Io no. Anche i cani sono miei amici, ma per questo gli Ah, dico che sono ok. divinità. Vabbè, questa era la twist di Dish. 8 euro. Perfetta, quindi si chiama culo! Anche perché il tipo di game show mi fa. Volevo comprarla io, ma te la do a te. Basta. Ok, PSP andata. PS Vita. Sì, perché ho la PS Vita. Finalmente mi sono presa Silent Hill Book of Memories, il gioco è dentro la PS Vita. Quindi c'è un librettino che non è neanche così schifoso, si può dire, dai. Almeno è È uno colorato. dei pochi giochi PlayStation Vita che ha un libretto, vorrei anche dire. Esatto, faccio anche lo scontrino. Pagato 4 euro. Te lo peggio io. Sì, amore. Ho pagato 4 euro Questo gioco poi diciamo che ha una perché. storia anche brutta, potremmo anche No, dire. adesso ne parlo del gioco. L'ho pagato 4 euro perché in realtà questo gioco l'avevo già comprato a una fiera. L'avevo preso 25. Me l'aveva regalato Francesco, mio fratello, Era a quella storia. Era 25 di questa storia che parlavo, infatti. euro. Ah, ok. 25 euro. No, pensavo del gioco. No, no. E cosa è successo? Mi avevano detto che era in italiano. Loro il problema è che, infatti, questi qui li conosco, sono bravissime persone. Infatti, quando le l'ho spiegato, mi fanno: sei stato stupida, potevi venire da noi che te lo cambiamo subito. Però vabbè, io volevo giocarcela veloce. E cosa è successo? Avevano preso il gioco usato e gli avevano messo dentro la schedina quella americana invece di quella italiana. E purtroppo nella PS Vita non tutti i giochi, anzi, forse in nessun gioco, se lo metti dentro, te lo legge, però non ti dà l'opzione Non italiana, è cose del genere. Non multilingua. è multilingua questo Silent Hill. Quindi o lo prendi PAL, il mio era NTCS. Boom. E vabbè, poi comunque l'ho cambiato all'Open Games. Qui e mi ha fatto uno strasconto, infatti è stato gentilissimo, invece di farmelo pagare nuovo 45 euro, me l'ha fatto pagare 4 e avevamo dato dentro solo questo, più altri due giochi che erano Final Fantasy 13 e... Basta, no, solo No, quello era. no, avevi dato un altro dentro, come si chiama quello con le spade? Non mi viene in mente No adesso. More Heroes. Non morire, E me scusa, l'ha sì. fatto Più pagare 4 euro, quindi comunque è stato veramente gentile. lo E sconto. più lo, no, lo sconto non l'aveva usato, No? no, Ok. e in più mi ha fatto anche dentro tutta questa cosa, mi ha fatto anche la protezione, perché c'è la protezione. Cioè, comunque che se uno se lo vuole trovare, se vuole prenderselo. Sì. La schedina alla fine era soltanto il nome Silent Hill ed era tutto nero dietro, se non sbaglio. Allora, vi dico subito come riconoscerla. La schedina di questo gioco ha la stessa figura della copertina. Sei PAL. Sepal. Se voi la vedete che la schedina è nera con una mano, se non sbaglio, non è italiana, quindi andate a cambiarla subito. Perché ho capito come funzionano queste cose. E soprattutto perché c'è il codicino. Di stare attenti per il codicino che c'è Se il scritto là codice non sopra. combacia è oltre ragione, diciamo. Comunque, parlando di Silent Hill, questo l'ho comprato perché nonostante non è un Silent Hill, è un bel gioco. Cioè, parla di Silent Hill, cioè ci sono i mostri di Silent Hill più che altro, però è bello, cioè puoi fare tante cose, è un stile Diablo, è in stile È Diablo. il mondo di Silent Hill con Però la è faccia di bello Diablo. perché hai tante cose, come si dice, sali di livello, puoi prendere delle pietre che ti fanno salire questo, che puoi fare questo, poi ci sono gli enigmi, poi ci sono le... Bene o male, non è così. Però non gli do più del 7. Ecco, gli do di voto gli darei 7. Non è da buttare via, quello dico. E io ho la schiena a pezzi. Aspettate. Porca troia. Ok. Dio schiena. Sono vecchio. Poi
Passiamo velocemente. Giochi del DS. Ho avuto qua, ho avuto veramente fortuna. Allora, Pokémon Perla usato. Senza libretto non me ne frega niente perché va bene, fa niente. L'ho trovato a 6 euro all'Open Games. Perché? Perché 75% di sconto. Mio, perché mi mancava. Quindi Pokémon Perla, non sto lì a parlare di Pokémon perché sapete intanto che sto facendo la collezione, che mi manca soltanto due robettine, ma... Mi manca Pokémon YX e Pokémon Bianco 2, che è quello lì quando costerà 1 euro. Mi ha fatto schifo, però XY mi è piaciuta tantissimo. Poi la fortuna delle fortune, questa è proprio fortuna fortunosa. Ho trovato in uno scatolone. Sì, me l'hai regalata tu. In uno scatolone. Dove vendevano dei giochi come. Che tu rimanevi così a 50 centesimi, 1 euro, 10 euro. L'ho trovato nuovo. Nuovo a 10 euro. Nuovo. In questo scatolone, in questo supermercato. C'era anche Pokémon Silver, C'era anche dicevano. Pokémon Silver, ma quello ce l'ho già. Quindi è il primo che l'ho comprato proprio il Day One, Pokémon Silver. Perfetto, non ho neanche tirato fuori. Allora, c'è il, vabbè, Pokémon. Così. Il libretto, il gioco, il libretto è... Libretto, insomma. I milioni di cose. Grazie Nintendo. Beh, ma almeno Nintendo, i libretti continua a farli. Possiamo dire quello che vogliamo, ma almeno Nintendo sta facendo le cose. Poi, vabbè. Pokémon Walker, qua spiega come usarlo e tutto. Pokémon Walker sarebbe questo. Il Tamagotchi. Ma guarda che è una È figata. un Tamagotchi. Eccolo qua. Questo lo potete attaccare, vedete? Questo lo attaccate qua, con la cosettina, e lo mettete in tasca. Questo oltre a farvi da... come si chiama? Che ti conta i Contatore di passi, passi. ecco. Dopo un tot di pass che fai, ti fa incontrare dei Pokémon, li puoi catturare e allenare da qua. Tu trasferisci da qua, da Pokémon HeartGold, il Pokémon che vuoi, e oltre a salire di livello, poi nell'erba e roba del genere trovi anche dei Pokémon, dopo tanti passi. Quindi è una figata assurda, proprio una grande figata. Ed è tutto nuovo, sto cosettino l'ho trovato alle aste che costa l'ira di Dio. E ce l'ho nuovo! Chi te l'ha comprato? Sì, amore, me l'hai comprato te. C'era anche il God of War Platinum, ma usare a 50 Sì, centesimi. 50 centesimi l'ho dato dentro alla... GameStop al 3, GameStop, 4 mi ha euro. dato... No, mi ha dato 2,50 euro. Cazzo. No, 4 euro. Mi ha dato 4 euro e l'ho pagato 50 centesimi. Mentre poi avevo comprato anche a 50 centesimi un Pokémon per DS di merda, proprio quello infatti l'ho... 50 centesimi e mi ha dato 2,50 euro. E mi sono comprata dopo aver fatto l'ho pagato 2-3 euro invece di 10. Il video sarà lungo, però almeno parlo un po' dei giochi. Quindi, probabile che quando ho voglia farò una lista di tutti i giochi, di come ne parlo e tutto con il minutino, così non state lì a che due coglioni. E questi. Ora parliamo del PC, sì, perché prendo anche le cose del PC. Super offerta dalla mia tipa che vende giochi vecchi da collezione, nuovi, un po' di tutto. Ho trovato per PC Aliens vs Predator 2 Gold Edition, che sarebbe questo più il DLC Primal. È Hunt. un'espansione, dai, Ho pagato 6 euro 7, aspettate che c'è scritto 7 euro. non chiamiamoli DLC che non è ancora la loro epoca. Hai ragione. Almeno i DLC qua erano così. Madonna. Allora. Eccolo qua. CD1, CD2. Questo è il codicino. Per farlo partire, se non sbaglio. Sì, questo è il libretto. Io ho anche l'1, però solo il CD. Perché purtroppo ho avuto problemi e allora ho dovuto buttare via tante le scatoline, insomma. Non ritroveremo tanto. E vabbè.
Bellissimo. Questo poi lo tolgo. Infatti la mia tipa, io la chiamo la mia tipa perché mi adora e io l'adoro. Sui giochi mette questo pennarellino perché invece di rovinarli con la carta, poi tu fai così e va via subito sulla plastica. E questo è l'expansion. Guardate che bello, c'è il librettino anche nell'expansion pack. Veramente contenta. 7 euro lo volevo perché comunque ci tenevo a questo gioco. Non lo picchiavo. Poi trovato alla Media World di non mi ricordo che paese. Era verso Era Padova. vicino Padova, sì. BioShock Infinite per PC, 20 euro nuova. Il gioco tanto l'ho scaricato gratis dalla cosa, io volevo la limited, quindi. Sì, dal PlayStation Plus l'hanno dato gratis qualche mese Infatti. fa. A sto punto, visto che la versione per PlayStation 3 viene sempre a 50 euro con la collector, per PC la trovi a 20 euro, tanto. Piccolo handyman. Sai, non sai veramente come trattare il cartone. Sì, qui ci stava questo. È praticamente un portachiavi. Sì, è praticamente un portachiavi a forno di corvo. Che poi è un Vigor barra plasmide, possiamo chiamarlo, che c'è Ecco, all'interno del parlane tu. gioco. Bravo, parlane tu. Le sto pensando. A Revi non piace la plastica. Cosa mini mini? Questa invece è una miniatura dell'Handyman, barra il Big Daddy di BioShock Infinite, Esatto, quella di praticamente. coccolino con Sì, sembra un pulcinissimo. po' una presa per i fondelli, Sì, però. effettivamente sì, Però è figa anche, effettivamente. però è figa la scatola, vorrei dire, cioè. Esatto. Scusatemi, Poi il gioco lo apro? Sì, eh. dai. No, beh, tanto non c'è nulla dentro. Vabbè, faccio vedere. Vabbè. Scatolina fa Vabbè, tanto anni 30 poi. questo che è la cosa più bella, che Beh, l'artbook. sarebbe l'artbook, ma è in stoffa. Bellissimo. Scusatemi. Faccio prima vedere questi. Che ci sono anche questi, scusate. Questa. E questa. Liquido uno, puoi scaricare la soundtrack, l'altra è Ah, soltanto una. esatto. E qua invece c'è l'upgrade pack. Fai, metti qua, metti qua. Dietro tanto c'è il coso, Già il uso. codice. E che chiunque voglia usarlo basta che lo chieda. Tanto. Sì, effettivamente per PC ti interessa qualcosa? No? Va bene. Magari dopo lo mettiamo in descrizione, dai. Ehi. Sì, magari ci penso. Non sono così buona io ultimamente. Questo è l'artbook che è veramente bello, ma è tanto grosso, quindi vado. Questo poi c'è da dire che è solo un quarto dell'effettivo artbook originale. Sì, infatti lo so qual Infatti è c'è se l'artbook. l'artbook grosso Infatti viene lo vendono a sui. parte. No, lo vendo anche lì, lo trovi al GameStop, che è grosso, ma non Sì. costa A quei tanto. 20 euro usa che Sì. viene. Che 20 in questo qua c'è tutta. In quello da 20 euro c'è tutta l'arte di come hanno fatto Columbia, le armi, i personaggi, eccetera, eccetera. Questa è solo una piccola bozza, quello che ti danno. Se avessimo trovato a 20 euro la Mega Collector col Songbird, sarebbe stata una figata assurda. Madonna. Ma 20 euro. Allora, mi sono già presa malissimo. Qua il librettino. Guardate che bello anche dietro. Primo disco, secondo disco e terzo disco. Cazzo, che fantasia di dischi, potevate farne un po' diverse le forme. No, no. Vabbè. Questo è quello che c'è dentro. Allora, la. Devo rimettere Te l'ho detto di non aprirlo. Te tutto. No, devo rimettere tutto l'ho dentro. detto di non Stai aprirlo. zitto, coso. Niente. Allora.
Abbiate pazienza, eh? Che cazzo. Ok. E mi giù va. E col PC abbiamo finito. Almeno io prendo cose fighe. Non ho detto niente. Allora, poi prima di passare agli altri giochi che sono tanto, tanto tanti, parlo anche degli steelbook. Sì, perché mi hanno regalato 1 miliardo di steelbook. Ne ho pagate solo due perché, vabbè, una l'avevo già, ma l'ho regalata a mio cugino. Quindi ve la faccio vedere comunque. Mentre l'altra l'ho presa per sto animale, che sarebbe questa. Metal Gear Revenge. Metal Gear Rising. Bellissima. 4,90 € con dentro il DLC, il gioco. Cazzo ci fa il gioco? Vabbè, l'ha messo il gioco. Comunque c'era solo questo, non il gioco. Che sarebbe il costume Inferno Armor, dove ti dà cos'era Ti puoi le... prendere praticamente le granate infinite. Ecco. Vabbè, il gioco ve l'ho già fatto vedere. Quindi, niente. Cioè, il gioco l'ha messo lui qua, però vabbè. Vabbè, comodo, cosa vuoi? No, no, vabbè, questa comunque era la Steelbook, io ho pagato solo la Steelbook. Una cosa buona è che se riuscite a recuperarmi Metal Gear Rising nuovo avete direttamente il DLC di poter usare Gray Fox. Poi, questa me l'ha regalata poco tempo fa, quando prima del suo compleanno, mi hanno regalato la Steelbook di Thief. Sì, ci sono rimasta male quando mi ha tirato fuori questa Steelbook. Si fa così, la 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 la. E non è solo così, ma è anche così. Guardate che bella. Apriti. Sì, beh, niente gioco, ma pazienza. È già tanto che mi hanno regalato la Steelbook. E sì, è chiaro che gente che viene a dirmi che Thief sta copiando Dishonored. Sono tutte cavolate. Veramente Tiff. Scusate, io non voglio essere molto stronza, ma Tiff è nato per PC secondo Orsono. Quindi, zitti, basta, fine. E poi senza offesa, se in Thief ti viene in mente, sì, facciamo un'uccisione, ti aprono il culo. Ora, un'altra che mi hanno regalato, Castlevania 2. Anche questa qua, insieme a Thief. Sempre del GameStop mio preferito. Sì, per te. L'ho... Gli ho detto, hai qualche steelbook? Sì! Apre. Tum, fa così. Se mi aspettavo steelbook di merda che danno via, però tanto le prendi. Tipo le bellissime di FIFA 12. Infatti, che mi hanno regalato quella di PES. 2013 o 2014, mi ricordo che l'ho data al Ma i PES chi se ne fidanzato importa? di mia cugina, gliel'ho regalata. E vabbè, Castlevania 2, la fortuna che me l'ha regalata. Questa non te la danno col gioco, invece. Cazzo vuol dire così? Ecco. Si vede sti flash. Poi pagata questa qua per mia cugina perché è una pazza di Dead Space che voi non avete idea, infatti sto facendo il gameplay anche se la homepage non vuole collaborare e voi non avete idea. Devo dire che adesso io mi ammazzerete, ma mi sono ricreduta su Dead Space 3 in una maniera assurda. A parte che il DLC di Dead Space 3 lo voglio perché è una meraviglia. Ma il gioco pensavo che era una merda, invece solo i primi due capitoli fanno cagare. Poi, cazzarola, mi è piaciuto. Devo dire la verità, non ci posso fare niente, mi è piaciuto. Vabbè, mi hanno regalato questa, che sì, non mi piace come gioco. Cioè, sì, mi piacciono le moto, ma non come gioco. Però è bella. Cioè, l'hanno fatta bene. È figa come Steelbook. steelbook. Non è per niente brutta. È proprio bellina, infatti me la tengo. Mi piace. Una cosa che mi scoccia dalle steelbook è che in basso ti mettono www.steelbook.com e tu magari pensi, ma cavolo, allora posso comprare da lì e ce ne sono due in croce. Esatto. Questa un'altra, cioè, me l'hanno regalata. Io l'avevo già presa al Day One con Darkness 2. Poi me l'hanno regalata e l'ho regalata a lui. Che tanto, voglio dire, non ne faccio niente. Ce l'ho già io la mia. Io mi gongolo. Mi hanno regalato anche questa. Che questa qua costa le aste. Perché, ragazzi, c'ho tutto dentro, eh. C'ho i DLC, c'ho le cose, tutto. E ne ho due.
Questa è quella italiana. L'altra è O anche inglese. quella UK. Questa costa anche 20-30 euro. E vabbè. E me l'ha regalata. E io le tengo, che non si sa mai, che salgono di prezzo e poi le posso rivendere. Ho il Prototype 2. Mi ricordo che a un GameStop avevo trovato la Crystal Edition a 40 euro. Anch'io. Madonna. Infatti se la ritrovo la compro, anche se ha fatto schifo, però mi piace avere le collector belle corpose. Prototype 2. E poi Medal Medal of Honor War. Quello. of Honor. Brava, La non cosa bella è che pronunciare quei vanno. nomi. Mancio anche la medaglietta. Figata. Bellina, dai. Ma l'avevamo già aperta questa. Non avevamo già visto la medaglietta. O ce ne siamo accorti ora? No, io lo sapevo già che c'era la medaglietta. È un po' sbilenca. Ma vabbè, posso fare così. Niente. Lasciala Va stare. bene, steelbook fatte. Ok, non vi provate. Non vi provate. Ora passiamo alla Play 3. Play 3 alla fiera dell'est per 2 soldi. No, aspettate. Per 2 soldi, Ryzen 2 mio padre comprò. Aspetta. Che cos'era? Ah, la fiera del fumetto a Milano, ad Assago. Nuova, sempre da i miei tizi, come io li chiamo, i miei tizi di passione videogiochi, che non è videogiochi per passione. No, videogiochi per passione che vi consiglio di andare a vedere anche su Facebook. Che sono veramente, fanno dei prezzi veramente stupendi e poi capirete perché. Ho trovato questa nuova a 20 euro. Vi faccio vedere. Fammi vedere anche il retro della scatola che è fatto bene, scusa. Allora, troviamo il gioco. Dai. Con annesso DLC. Con annesso DLC. Se vedi davanti c'è scritto che c'è il DLC. Con annesso DLC. Niente. Poi, le soundtrack e... Soundtrack? Che cazzo è soundtrack? Soundtrack e il making of. E Gavelghi. Devo andare un po' veloce perché sennò... La collana con il teschio. La bandiera che, con un teschio, devo aprirlo. Come vuoi. No, io sento i miei visitatori che mi dicono aprila. Va bene. Lo faccio solo per voi. Io giugio. E vabbè, al contrario. Eccolo qua. Mi si vede? Epica. È epica. Importante la bandiera, fasi. Tranquillo, eh! Posso ripiegarla? No, Ripiegala dopo, magari, dai. te la ripiego alla fanculo. Ecco. Ah, Muori. non può fare la bandiera. Addio carta! Ho messo la virgola, ho detto Dio, virgola carta, quindi... Sì. Come quelle imprecazioni non dette come il porco di Dio. Muore? Ho messo la virgola. Guardate se la carta deve fare la stronza! Muori. Poi il posto. Non guardare a me, guarda il posto. Il doppio posto. E perché io tutto al contrario? È giusto. Questa. Questa qui è praticamente la mappa di gioco. Non c'era bisogno di facevi tutto. Guarda, guarda! Dove? Lì dove? Lì! Lì! Lì dove? Non è che. Guarda, è Capitan Harlock. Vabbè, basta. Ormai lo sa. Secondo lato logica, agitare una mappa vuol dire Agitare rendica. e colpire.
secondo te agitare la mappa vuol dire sto indicando un posto? Come sta Madama Boom Potter? E poi, porca puttana quanta roba, gli stick. I stickers di una zoccola, di un teschio. Esagerata. Stai zitto! E poi questo, la parte più bella. The Heart of the Rising Moon. Allora, sono tutte litografie, partiamo. One. Ma capitano l'arlo? No. Un porco. Un qualcosa. Una capanna. Un porco. Ah no, è un cicciolo. Francesco. Uno schifo. Scherzo, dai. No. No. Questo è Francesco quando è incazzato. Ah, beh. Ha più senso. Questo sei tu. Questa sono io. No, questa sono io. True, fuck yes. Gli gnomi che hanno imparato a imprecare dai pirati. Questo io quando sono incazzato. Sei un titano di roccia. Bello che è. Mia mamma. Mio papà? No. Mio zio che insomma è somiglia a mio zio. Quella è una termite. La tua famiglia, lo sai? Non c'è Capitan Harlock. Vergognate. Mia nonna. La mia casa, che non ho. Vabbè. Vabbè. Avercela io una roba del genere. Ah, mio papà. Basta. Fai vedere anche il retro, scusa. Urco Giuda! ho appena finito di mangiare, ragazzi. Abbiate pietà, vi prego. Scusate. Vabbè che sono abituati che quando gioco io... Allora, quando faccio gameplay, mangio. Rotto. Scorreggio, cioè. Cioè... Ormai sono abituati. I miei vecchi fan sono abituati. Quelli vecchi, quelli nuovi si devono abituare, se no. Parfamo! Tua madre. Al massimo se il gioco lo lasci fuori che magari dopo ci faccio un colpo. Buongiorno. Tua madre. Dai. E pigliatelo. E abbiamo fatto. Oh, la schiena ha fatto un crack che voi non avete idea. Ora parliamo di giochi Play 3. No, prima cosa parlavamo? Play 3. Allora. Ho preso con la promozione di prendi un gioco nuovo, il secondo lo paghi 5 euro, ok. Ho preso Painkiller Hell of Damnation, che è un gioco per PC rimasterizzato in HD per Play 3. Eccolo qua. Ma chi è che non conosce Painkiller? C'è gente che non lo conosce ed è uno sparatutto stra mega ultra figo. È vecchia guardia poi come sparatutto, non è... Non è, diciamo. Allora... L'avevo comprato con Dead Space 3. Dead Space 3 poi l'ho regalato a mia cugina. Io dovevo ricomprarmelo. E avevo pagato... Questo costava nuovo 30 euro, quindi... Sì, 30 euro. Alla fine l'altro 5 euro. Che poi non l'ho pagato io, me l'ha regalato Francesco, quindi non è vero. Beh, comunque ho preso quello. Poi Nier. Quello con, che ho preso insieme... Nier! Mi sono anche impegnato. Tua sorella. Nier era così difficile? Però è usato. Vabbè, è usato, è usato. Allora, ci sono due versioni belli miei di Nier. C'è la versione PlayStation 3 che devi salvare la bagascia di sua figlia. La figlia. Mentre nell'Xbox devi salvare la moglie. La bagascia della moglie.
Lo volevo da tanto, sto gioco. Quindi sono contenta di averlo comprato. Nulla è come sembra. Basta. Il minestrone potrebbe essere avariato. Poi ho pagato 3 euro questo, sempre con le offerte dell'Open Games che c'era il 50% di sconto, il 35% di sconto, il 20% di sconto, il 70%. Avete capito? 3 euro che è Genji. The Days of the Blade, che sarebbe la fine della trilogia di Genji. Gigi, C'è da giovane. notare una cosa davanti, aspettaci. Ah no, questa è la versione che l'hanno tolto il simbolo. Che è stato definito Best Action Game delle 3 del 2007. Poi questo l'ho regalato a lui, non so a cosa si parla veramente, che è Strongbow, cos'è Strong? Strangled. Ah, Strangbow. Che anche questo ho pagato 3 È un gioco euro. diretto dal regista John Woo, che praticamente fa film d'azione da una vita. Sono arrivati anche oltreoceano. È cinese. Fa fin da Dio. E dice che è stupendo, quindi E glielo dire che nella regalo. collector ti mettono anche due dei suoi film. Poi. Il potere della forza 2, Star Wars, siete. Ho pagato 16 euro usato. C'è anche scritto. Posso anche dire un ottimo sequel al primo Star Wars, solo che di trama un po' a corto e la durata non è questo granché, ma da recuperare 10-15 euro è perfetto. Che ho pre... meglio che non lo vedete perché sennò vomitate. Presi sempre da passione da videogiochi per passione nuovi tutti e due. A 49,90 euro. Vedete? Italiani, quindi non è che nuovi. Guardate che bello, sono contenta. Nuovi, nuovi di zecca. Apriti perché già sei una bestemmia, ma ancora. Dentro la Lo console. so. Inizio a giocare. Eccolo qua. Libretto più un qualcosa che. Copri il Ah! codice, coprilo, Il coprilo! codice, coprilo, coprilo! Che Che puoi l'ho già usato, vincere. coprilo. Ah, ok. Vabbè, Dark Souls 2, che non c'è bisogno che vi dico che cos'è. E Lord of Shember. Shadow. No, volevo dire un altro. Lord of Shemo, volevo dire. Perché mostri il mio codice PSN, Dio caro? Lasci il magnifico libretto di Lord of Shadow. Cristo santo, mi vergogno. Questi sono gli acquisti. Questi sono stati buoni perché 50 euro l'uno. Ah, Nuovi, una cosa usciti da posso dire? poco. Scusa, interrompo. Lord of Shadow 2 non è così brutto come lo dipingono le recensioni, per nulla, anzi. No, Cioè, dai, non è così schifo. no, no, non è schifo per nulla. Mi devo tuffare, scusate. E adesso qualche gioco Play 2. O Qualche qualche. gioco play. Vuoi che mi metto sul divano così li vedo Sul meglio? divano, per favore. Mi devo stirare? Queste cose non si fanno nei video, ma solo io posso farle, infatti. Allora, A da dove parto? me Da fa qua. male la schiena stare No, qui da sulla qua. sedia. T'attacchi. Allora, lo Nessuno vuole bene al story cameraman. top, raga, perché sono tanti. Allora, Odin Sphere, nuovo, Spear. 5 euro. Porco. Odin Sphere, nuovo, 5 euro. Porco puttana. Tutti gli scontrini. Vabbè, libretto, la cacca lì e questo. Action RPG di Square Enix. Ecco, parla tu, io devo andare veloce. Odin Sphere. Digital. Shin Megami Tensei Action. Oh! Io parlo, tu racconti, è diverso. Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga 2. Ora. È un gioco su Digimon Action RPG. Sembrava un horror, a dire il vero, Dio caro. A vederlo sembra un horror, vorrei dire. Che bello. 9,90 euro.
GameStop. Già, mi dimentico. GameStop. GameStop, Half-Life 1, 5 euro, usato. Vabbè, manco, non penso Senza devo. libretto, ma chi se ne. Beh, non penso dobbiamo parlare di Half-Life, per Infatti. carità, dai. Eternal Ring, 5 euro. GameStop. Ubisoft RPG. Capcom Classic Collection, volume 2, 5 euro. GameStop. Quello che vedete è una raccolta di classici della Capcom che fece per il Sì, NES questo magari ve lo e lo dico cosa SNES. c'è. Vi dico cosa c'è. 1941, Avengers, Black Tiger, Block, Capitan Commando, Capitan Commando, Eco Fighters, Knight of the Round, The King, scusate, ho letto male, The King of the Dragons, Dov'è il The of Dragons, Last Duel, Mega Twins, Magic Sword, Quick and Dragons, Psydance, The Speed Rumble, Street Fighter, Super Street Fighter 2, Turbo Strider, Three Wonders, Tiger Rod e Bart. Commento che nel primo Lingua Classic inglese. Collection c'è Ghosts and Goblins. Aia male, aia male. Sopporta per i tuoi fan. Cinque euro Alien Hominid, GameStop senza libretto, però con questo che devi coprire, vacca culo, Dio Non ciaccia. so come parlarvene, Dio mio, è assurdo. È peggio di Katamari, Dio santo. Touch my katamari. My ding ding dong. Ok. Dalla tipa Old Games, bla bla bla, 8,13 euro. Tra l'altro, trattato da un fumetto fatto da Ubisoft molto particolare. Come c'è scritto 8 euro che poi sono 7 euro quella cosa, ne ho contra. C'è scritto contra. Tutto parla da sé. Gracuno. 5 euro, Ten True of Wrath, sempre da GameStop. Veramente Serie tanto. Ten è un'enorme Guilty serie Gear. stealth che ormai conosciamo tutti. Asuka. Ah no, Izuka. Guilty Gear Suka. Sempre 5 euro da GameStop. Picchiaduro. 5 euro No, Savage non ho Skies. idea cosa sia. È un gioco di merda, infatti. Ma l'ho preso perché non so cosa. Bravo. Anzi, no, non è un gioco di merda. Aspetta. Non so No, che parlavo è dell'altro quello gioco con di i merda. draghi, non so. Beh, forse sarà anche questo di merda. Time Splitter. Trovato il game. Non c'è. Non è questo il cosa. Questo è la versione americana. NTCS, quindi. Perché quell'altra c'ha tutti i personaggi. La versione PAL. Questa è NTCS. Time Splitter l'ho pagato 5 euro. Da GameStop. Time Splitter sfortunatamente non ricordo tanto io, cioè so che è una perla comunque per le PlayStation 2, ma non mi ricordo più di tanto. Evil Twin. Dalla tipa. Del old bla 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 6 o 7 euro. Diciamo che Evil Twin è un misto tra un horror enigmi e un po' action, potremmo dire. Vediamo di metterlo un po' a posto, scusate la grazia, la veloce. Retro senza libretto 5 euro. È un gioco tecnicamente inutile, se potremmo dire. È più che altro. L'ha voluto lui, eh. Ci sono tutti i vecchi Quindi. giochi presi dall'Atari e dal NES fatti con grafica del PlayStation 2 usando i quadrettoni, però. È una figata di divertimento. Poi, Maximo Army of Zin, 9 euro, GameStop. Beh, la serie Maximo, sfortunatamente, forse non tanti la conoscono, ma è una serie action. Fortunata, possiamo anche dire, che ha fatto Capcom sul Cavaliere Maximo. Ah, non sai parlare. Ok. EOE, Eve of Extinction. Questo lo volevo io. Bellissimo. Mi piace. Mi piaceva, mi ispirava e l'ho Di cui preso. ho significato che L'ho il preso dal primo. tipo. Sto parlando io. L'ho preso dalla tipa sempre a 8 euro.
Sì, ma quando prendo le robe là, voi dite, però cazzo, costano magari dal Game Top le trovi 5 euro invece di 8 o 9. Però dalla tipa sono perfetti e con tutto dentro. Sì. Parliamo. 5 euro da Mark of Cree. Di questo non riesco tanto bene a parlarne, cioè è difficile, è molto difficile, è un gioco meraviglioso uscito per PlayStation 2, possiamo dire che è un precursore di God of War in un certo senso, perché la violenza che c'è in quel gioco, C'è anche lo stesso sguardo. non quello, la violenza che c'è in quel gioco è impressionante, ma è di una bellezza stratosferica. E vabbè, ho reso Orochi, Il 2. spin-off se Dynasty Warriors potremmo chiamarlo. Ho una schedina. Vabbè, ora sarò C2. Quello è uscito anche per PSP, ora userò C2. Siamo tutto com'è. Tante volte non so che cosa c'è dentro. Digimon World 4, 10 euro. 9 euro, sì. RPG sui Digimon, se non sbaglio. No, Digimon World era bello, è quello per PS1, però. Madonna, quello il primo era un desio, Dio mio. Poi, 1 euro, Crimson Tears. Mi ispirava, senza niente. Open Games. 2 euro o 1,50 euro. Van Helsing sempre da Open Games. Ce l'avevo per Xbox, ma lo volevo Questo anche per parlo Play metà che è 2. meglio. E questo gioco è bellissimo perché rispecchia il film in una maniera fantastica. È divertente ed è bellissimo da giocare. Quindi lo consiglio a tutti di avere. Pure da Monkey Island, 8 euro. Devo parlare della serie di LucasArts di Monkey Island, fatta da Tim Schafer. Na 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 na. Tomb Raider Anniversary, 2 euro, sempre da Open Games. Però, vabbè. The Ark of... cos'è? YS, che è Ark of Nefist. 5 euro, purtroppo non c'è il libretto. Ma vabbè. Sword of Destiny, anche questo qua l'ho trovato a Open Games, a 2 euro. Sto andando veloce, ragazzi, poi mi dite voi sui commenti quello che vi è piaciuto, cosa ve ne pare, cosa bla bla bla, le solite cose, no? Me le dite voi. Perché sennò già il video chissà quanto è lungo. Champions Return of Arms. Vi ho fatto Champions vedere Returns to l'uno. Arms. Suicidati. Vi avevo già fatto vedere questo nelle scorse scorso video. Un'altra cosa che mi ha scocciato, che posso dire, è che il È primo un po'. c'era solo in inglese, tedesco, francese e spagnolo, non c'è in italiano, Non ho sfiga. detto i prezzi. Ah no, sì, quello l'ho detto. Questo qua invece l'ho trovato dalla tipa a 5 euro proprio perché qua è un po' rotto. Infatti, però vabbè, tanto queste le scatole si cambiano, voglio dire. Perché dentro è perfetto. Poi, Gauntlet, giusto? Gauntlet. Gauntlet Seven Warriors. No, Sorrow, scusa. Sorrows. 8 euro dalla tipa. Sempre in stile Champion of Norat anche questo. Solo che, beh, la serie Gauntlet esiste da una vita, non c'è neanche da dire. Aia lui. Dark Alliance. Baldur's Gate. Questo. 5 euro Anche dalla questo, tipa. penso lo conosce tutto, della serie Baldur's Gate, Dio mio. È leggendaria. Anche questo è action RPG. Shadow of Rome, 5 euro. Sì. Ci Io mi caso perché sta ci sta giocando. giocando su PlayStation 2 di nuovo. Se Shadow of Rune praticamente narra di come dall'assassinio di Cesare siamo arrivati all'ascensione di Ottaviano e anche della storia di questo generale di nome Agrippa Cinque che euro. diventa in schermata principale di come poi è diventato il braccio destro dell'imperatore Cesare Si fa Ottaviano. Champions of Norrath. Non so se sarà infilato lì a Ci sono cavolo. in finale. Ve lo faccio rivedere. Champions of Norrath. C'è un champion. Scusa. Sempre GameStop 5 euro. Aprilo. Neanche morto. Ah certo, però Bioshock Infinite lo apri, eh. Rap Ninja. End of Honor 5 In euro. È stile figa. Tenku, C'ha le molto in stile tette. Lo Tenku. volevo.
Guidal, sì, l'ho pagato 10 euro. GameStop. Io sto cercando anche questo. Ma questo costa e avere il culo di trovarlo è assurdo. Altered Beast. Dio bungalo. Poi, questo lo faccio vedere dopo insieme a questo. Questo era il gioco che vi ho detto che ho dato dentro a 50 centesimi Sì, God of War 2 col gioco di platino. Pokémon. Era God of War 2 platino. E il gioco dei Pokémon di merda e l'ho pagato 3 euro che è Shinobido. Infatti come vedete 5 euro l'ho pagato invece di 10 e qua Shadow the Hedgehog Hedgehog. 10 euro dalla tipa. Anche questo qui è un gioco amato, odiato, non so come dire dai fan della saga di Sonic, visto che è un attimo un po' più lento ed è leggermente più action, anche perché Shadow, beh, lui è figo, appunto. Bit Town 5 euro dal GameStop. Leggi il titolo in mezzo, te l'hai saltato. First of Vengeance. Che bello sentirti il tuo inglese. Senti, lo sto già leggendo al contrario. Non lo so io. Nuovo a 7 euro Valkyria Profile 2. Il culo dei culi Unlimited Saga 5 euro al GameStop. Questo Costa RPG minimo poi, 20 possiamo euro. dire, questo RPG è stato quasi creato, molti dicono, per sponsorizzare il sequel del Final Fantasy X, possiamo dire. Infatti, dopo vedrete cosa c'è. Libretto, bellissimo. E come potete vedere c'è il gioco. E qui il prologo, Eternal, ecco, Tenga calmo. Eternal Clam di Final Fantasy X-2. Che se io faccio così. Penso che solo Bellissimo. quel disco di Final Fantasy X-2 valga una fortuna. E vabbè, ho avuto anche culo, che lo volevo comunque al limite saga, l'ho trovato appunto a 5 euro. 5 euro subito. Sì, la scatola Invece mi... di costa comunque dai 20 euro in su. Si metti che la scatola un attimo dei bordi non è un granché, ma resta Ah, vabbè, ma perfetto. c'è gente che la vende a sta tutta rotta a 20 euro, quindi. Ora parliamo delle chicche, delle vere chicche. Allora, questa sì. Questa l'ho regalato più che altro a lui, anche se, vabbè, fa parte sempre della mia collezione, ovviamente. Castlevania. L'ho pagata 25 euro da un collezionista. Perché purtroppo ai GameStop non riesco più a trovarlo. Costava 10 euro, ma non riesco più a trovarlo. Che sarebbe, non c'è scritto, ma sarebbe Lament of Innocence. Una cosa abbastanza Cosa? da ridere è... Fai girare un attimo il manuale, vediamo se c'era dietro l'altra. Allora, questa posso dire una cosa? Sì. Questa è la copertina europea. Questa è la copertina giapponese. Questa è la copertina Americana. americana. Ed è quella che vedi anche in giro quando devi andare a comprare il gioco. Quindi uno, come dicevi te, come fa a capire che è Sì, questo? soprattutto perché non c'è scritto neanche Lament of Innocence con di uno. Vai. 25 euro comunque. Lo so che magari troppo, però sarebbe meglio che certi che ne vendevano a 40 euro. E quindi questo. Poi questa è la chicca più chicca di tutte. Intanto mi stia. Galerians Ash nuovo incartato, lo Aprilo, 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 aprilo. vedete? Mai. Nuovo dalla BG Games, che io amo e adoro quei negozi di videogiochi. Me l'ha venduto nuovo a 20 euro. 20. Ok? Nuovo. Ed è nuovo davvero perché guardate. Basta capirlo da questo. Leggete? PlayStation 2, qua. Tutti qui intorno, che sarebbe la carta, proprio quello originale. Ecco, è nuovo davvero, un celofanato. Questo qua non penso che lo aprirò mai.
perché è un gioco troppo bello. Devo recuperare il primo su Play 1. Questo piuttosto ci gioco su emulatore, ma non lo è. Io devo recuperarmi il primo clone. Mentira nuova. Lo cercavo da così tanto tempo. Io invece cerco così un tempo clone d'oro The Phantom, vi ho messo soltanto a 120 euro. Fatto ora acquisti, il 90% me l'ha regalati Francesco, quindi acquisti, devo ringraziare lui più che altro. E niente, come al solito, ditemi cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Sì, che non vi piaccio io, l'ho capito, però dico, parlo dei giochi, non di me. E mi dite un po' cosa ne pensate e basta, come solito commentate. Ora c'è coso che vi deve dire una cosa. Scusate, adesso vedrete la faccia del disperato. Dai, disperato, parlo. Eh sì, salve. Volevo un attimo scusarmi per il fatto che stanno ritardando i video su Dark Souls 2, su Dark Souls per quanto riguarda la lore. È un attimo un casino per il PC che mi dà qualche rogna quando devo tradurre. In secondo luogo pensavamo, diciamo, di aprire una piccola sessione sul Sacrifice dove spiegavamo un attimo qualche consiglio o le meccaniche durante i combattimenti con i vari sigilli. Vabbè, niente di più, grazie. Bene, allora ci vediamo al prossimo video, non ci voglio di rigirare e salutarvi, quindi ciao ragazzi, saluto. Ciao. Ciao ciao!